Ciao! Benvenuto nella terza puntata ancora dedicata al concetto di giudizio. Nei post precedenti avevo accennato al senso di inadeguatezza che si prova quando non si trova riscontro delle proprie idee in confronto alle idee altrui. Oggi invece voglio parlare della sensazione che è legata a questo, diciamo, disagio che si prova, che è il senso di non accettazione. Quando si viene giudicati, quindi in ricezione del giudizio, si prova all'interno, a propria volta, uno scompenso, un disagio, perché non si viene compresi dall'altro. Questo atteggiamento di ricezione del giudizio altrui porta all'allontanamento dalla persona che sta emettendo un giudizio. Quindi, come vediamo, l'allontanamento avviene da entrambe le parti, dall'emittente e dal ricevente. L'emittente ha il suo filtro mentale, i suoi schemi mentali. Il ricevente si sente come aggredito nella sua interiorità, perché non trova nemmeno lui la corrispondenza che gli viene fatta notare, e provò un malessere derivante dal senso di non accettazione. Nel senso che si sente escluso dal mondo e dall'interiorità di quella persona. Questo che cosa significa? Che con il giudizio noi generiamo la cosiddetta dualità. Voglio chiarire anche il discorso relativo alla parola giudizio. Per giudizio io intendo un'espressione qualificativa di una determinata situazione, di un determinato pensiero ritenuto assoluto. Ossia, io posso esprimere delle idee, posso esprimere dei concetti, dei pareri, ma nel momento in cui queste le ritengo assolute e identificate in una forma mentis, in quel momento sto esprimendo un giudizio. In pratica esprimo sempre giudizi, perché se ragiono esclusivamente con la parte mentale, esprimerò sempre e solo giudizi. Il discorso fondamentale che nasce da questi post è l'osservazione del giudizio, ossia non dobbiamo giudicare il giudizio stesso, non sto giudicando il giudizio stesso, perché se giudicassi il giudizio stesso mi troverei nella situazione duale di divisione, invece io voglio arrivare all'integrazione. Probabilmente c'è un'altra parte di noi che ha bisogno di parlare, e questa parte profonda è una parte che va integrata con la forma che viene data appunto dalla mente, altrimenti non può manifestarsi in questo mondo formale, in questo mondo manifesto. E manifesto è virtuale in quanto appunto ha una forma. Quindi ci deve essere una sorta di conciliazione con la nostra stessa mente. A questo punto la parola chiave è la comprensione. Ma sempre nel discorso relativo al giudizio, dobbiamo tenere presente il concetto di limite. Quando noi non riusciamo a convincere il nostro interlocutore delle nostre idee, ci troviamo nel ravvedere in questo interlocutore un limite. Ok, non mi comprende, non mi capisce, è inutile che continui a parlare. E quindi aumenta la divisione. Il limite segna appunto il confine tra l'essere una persona e l'altro essere. Quindi segna una individualità, un confine di individualità esclusivamente formale, cioè separa l'altro essere forma dall'altro me essere forma. Questo perché ci troviamo in una sola prospettiva che stiamo analizzando, cioè quella della forma mentis, cioè della mente. Per cui tutto ciò che è al di là di noi verrà visto come esterno a noi. E nei post precedenti sul concetto di interiorità e di esteriorità ne abbiamo parlato abbondantemente, nel senso che se non c'è il confine tra l'esterno e l'interno, tu sei una parte che mi riguarda, una parte che mi appartiene, una parte che appartiene alla mia essenza profonda. E se io comprendo l'esistenza di un limite in te, devo comprendere che questa esistenza è soltanto un limite formale, non è un limite reale, perché nel mondo illusorio niente è reale, di conseguenza non è reale nemmeno questo limite.
se io mi rendo conto che il mio interlocutore non ha limite, non ha limiti, sono io al massimo che non lo comprendo e non comprendo la sua bellezza, la bellezza della sua consapevolezza, da cui io posso trarne profitto evolutivo e progressivo della mia stessa interiorità. Se non comprendo questo, se non mi identifico con l'altro, se non mi metto in discussione al 100% senza filtri con l'altro e non provo compassione per l'altro, io vivrò essenzialmente nel mondo della forma e l'altro potrà farmi male quanto ne vuole, perché io mi faccio male quanto ne voglio. Il limite è la divisione, la separazione, fa male a se stessi. Per andare oltre questa divisione bisogna accogliere anche i limiti altrui, quelli che si percepiscono come limiti di forma, ma che non sono altro che sistemi per far evolvere l'essere. Possono fungere dannosi se solo sono osservati. Ciao! Il prossimo post sarà una sorpresa. Ciao ciao!